Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. Il TAR Abruzzo ha stabilito l'illegittimità dei parametri per le spese tecniche imposti dal bando regionale sulla messa in sicurezza della fortezza, di Civitella del Tronto con i fondi del Masterplan, una sentenza di portata nazionale che arriva dopo un ricorso presentato dagli ordini degli ingegneri e degli architetti di Teramo. Il servizio. Sentenza di portata nazionale, quella del TAR Abruzzo, che dà ragione agli ordini degli ingegneri e degli architetti di Teramo sull'equo compenso ai professionisti. Il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo ha infatti ritenuto illegittima la riduzione del 50% delle spese tecniche di progettazione, nettamente al di sotto del limite tariffario imposta dal bando della Regione Abruzzo e del Comune di Civitella del Tronto. La gara riguardava la messa in sicurezza della fortezza borbonica per un importo pari a 2.250.000 euro previsti dal Masterplan. A seguire legalmente la vicenda, l'avvocato teramano Anna Di Russo. Grazie a questa sentenza, i professionisti italiani saranno maggiormente tutelati? Sì, è una decisione di portata nazionale, se vogliamo, perché ha ripristinato una situazione di legalità. Il giudice ha fatto una bella sentenza dicendo appunto che l'articolo 24 doveva essere rispettato, va rispettato e non possono essere proprio gli enti pubblici a disattenderlo. E il secondo principio è quello di aver ribadito anche il concetto dell'equo compenso, cioè il professionista, qualunque esso sia, deve avere un corrispettivo che sia proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato. Abbiamo avuto bisogno di ricorrere al TAR affinché fosse rispettata una norma nazionale, cioè l'obbligo di riferirsi a un decreto parametri per il calcolo dei compensi professionali da mettere a gara, cioè da sottoporre al ribasso. Ci è voluta una sentenza del TAR perché dopo anni e anni che ci siamo battuti, siamo adoperati presso la Regione Abruzzo affinché togliesse dalle convenzioni con i comuni la limitazione al 6 all'8% delle parcelle, finalmente siamo riusciti al TAR ad avere ragione. Con questa sentenza saltano in aria tutti gli altri bandi pubblici che prevedono limitazioni agli importi professionali ed è facile immaginare ulteriori ritardi nei lavori di ricostruzione. E adesso che cosa succederà? Adesso cosa succede? Sicuramente il bando per il recupero della fortezza subirà dei rallentamenti. Noi ce ne scusiamo, ma siamo stati costretti ad agire su questo bando in particolare perché è il primo di cui abbiamo avuto contezza per ristabilire una legalità che va a vantaggio di tutta la collettività e non solo dei professionisti. Una diffida ad indire le elezioni regionali entro e non oltre la data compresa tra l'11 e il 25 novembre prossimo. È stata inviata dal capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, al presidente della regione facente funzione Giovanni Lolli e al presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio. Lo rende noto lo stesso Sospiri. La data delle elezioni deve essere stabilita dal presidente della Corte d'Appello dell'Aquila, Fabrizia Francabandera. Ho inteso diffidare Lolli e Di Pangrazio, spiega Sospiri, a procedere senza indugi alle indizioni in accordo con la Presidente della Corte d'Appello delle elezioni regionali, perché la data è il frutto di un dettame normativo non superabile e non interpretabile quale scelta politica, essendo un puro atto amministrativo. E ora ci spostiamo a Lanciano. Terminate alle 3 della notte di domenica le operazioni di riempimento della voragine con pietrisco e la messa in sicurezza della struttura dell'ex Modernissimo. Lunedì pomeriggio poi c'è stato un incontro tecnico in comune. Il vice sindaco Giacinto Verna ha dichiarato l'intervento eseguito d'urgenza è riuscito, ma l'emergenza rimane. Vediamo. L'intervento eseguito d'urgenza è riuscito, ma l'emergenza rimane. Il vice sindaco Giacinto Verna, assessore ai lavori pubblici, ha seguito fino a domenica notte i lavori di riempimento della voragine creatasi il 16 agosto scorso nel piano interrato del negozio Josephine lungo Corso Trento e Trieste a Lanciano. Iniziata sabato alle 14:30, l'attività di riempimento è terminata dopo la mezzanotte. Sono stati utilizzati circa 180 metri cubi di pietrisco, ma i lavori all'interno dell'ex
modernissimo sono proseguiti fino alle 3 della notte. Con il riempimento della voragine, infatti, si è potuto puntellare trave e pilastro che non svolgevano più le loro funzioni dal giorno del cedimento, quando la barra in cemento su cui poggiava la struttura portante si è spaccata. La voragine, spiega in cantiere l'ingegnere Pasquale Di Monte, si espande anche sotto il negozio Martelli, per una volta e mezza l'ampiezza del negozio Giusefin. Incontro tecnico in municipio lunedì pomeriggio con il geologo Luigi Carabba e l'ingegnere Di Monte per fare il punto della situazione dopo l'intervento d'urgenza. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è la sicurezza e l'incolumità dei lancianesi, commenta Verna, che assieme al sindaco Mario Pupillo e ai tecnici incaricati al settore lavori pubblici, sabato mattina decise di accelerare i tempi a seguito della rottura della condotta idrica durante i carotaggi. Restiamo a Lanciano. Per motivi di sicurezza il Comune ha inibito la piazza del Malvò. L'associazione culturale dovrà spostare Malvò in festa in un altro luogo oppure annullarlo. Il Comune di Lanciano ha revocato l'utilizzo del suolo pubblico agli Amici del Malvò, l'associazione culturale che organizza Malvò in festa nell'omonima piazza. La decisione è stata assunta dal dirigente del settore mobilità e traffico. Il provvedimento è legato al dissesto che dalla scorsa settimana sta interessando via Corsea, l'arteria che attraversa tutta l'area della manifestazione. Transennato l'ultimo tratto della strada, dove è stato dapprima scoperto e poi accertato con gli scavi il cedimento di una parete dell'antica condotta fognaria, il problema è che non si ha ancora contezza dell'ampiezza del dissesto. L'appuntamento enogastronomico, condito da musica live e DJ nelle due serate di venerdì 7 e sabato 8 settembre, è quindi destinato o a saltare o a migrare in altro spazio. Le alternative proposte all'associazione e dall'amministrazione comunale sono Piazza Garibaldi, Piazza della Vittoria, Unità d'Italia, Largo dell'Appello e Largo San Lorenzo. Le prime due presentano l'inconveniente dei mercati rionali del sabato e la concomitanza con il dono nella sola giornata dell'8. Un'incombenza in più per gli Amici del Malvò, che dovrebbero smontare panche, tavoli e gazebo venerdì dopo la festa per poi rimontarli sabato dopo i mercati. Per far fronte alle nuove disposizioni di chiusura del tratto finale di via Corsea, gli Amici del Malvò hanno predisposto un piano di sicurezza elaborato da un tecnico qualificato. Si sta lavorando contro il tempo per salvare la festa inserita nel cartellone del settembre lancianese. L'associazione ha già affrontato le prime spese. L'amministrazione comunale resta a disposizione degli Amici del Malvò per trovare una soluzione, commenta l'assessore a mobilità e traffico Francesca Caporale. Hanno un'ottima organizzazione e realizzano un bel evento per la città. Dalla serata di ieri sono in corso nella zona di Caramanico, in provincia di Pescara, le ricerche di un pensionato 76enne originario della provincia di Monza-Brianza, che non ha fatto rientro nell'hotel dove si trovava con alcuni familiari, giunto dalla Lombardia per fare le terme nel centro della Val Pescara. Sono stati proprio i congiunti a dare l'allarme alle forze dell'ordine, non vedendolo tornare per l'ora di cena. Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte e riprese questa mattina all'alba da parte dei carabinieri forestali, dei vigili del fuoco di Pescara e Alanno, e anche con una squadra SAF e impegnati anche uomini della protezione civile. La zona è sorvolata anche da un elicottero dei vigili del fuoco, considerando la presenza di una fitta vegetazione. Poi ancora per la cronaca, nel pomeriggio di domenica scorsa personale del commissariato di Avezzano ha proceduto all'arresto di un cinquantenne residente a Luco dei Marsi in provincia dell'Aquila per violenza sessuale in danno di una ragazza minorenne. In particolare alle ore 15 è arrivata una segnalazione presso il commissariato da parte di una residente di Luco dei Marsi. Riceveva una telefonata da parte di una ragazza del posto che, visibilmente scossa, gli riferiva di essere stata poco prima aggredita e bloccata e palpeggiata nelle parti intime da un uomo da lei conosciuto di vista. Il poliziotto, iniziate immediatamente le ricerche, riusciva a individuare dopo pochi minuti l'aggressore. Con l'ausilio della pattuglia del commissariato, giunta nel frattempo sul posto, procedeva all'identificazione e all'accompagnamento dello stesso presso gli uffici di polizia. E proseguiamo ancora con il nostro notiziario, presentazione del percorso unitario intrapreso dagli ambiti distrettuali sociali della provincia di Pescara per la realizzazione degli interventi sul dopo di noi. L'obiettivo è anche quello di fare rete. Il servizio di Paolo Renzetti.
Comuni, associazioni fanno rete a Pescara per parlare del dopo di noi. Questa mattina c'è stato questo primo incontro. Assessore Allegrino, quali le novità, cosa è emerso? Sì, innanzitutto la rete in questo caso è una rete fra realtà territoriali, quindi enti di ambito distrettuale, e in maniera particolare 5 enti di ambito distrettuale che rappresentano in sostanza tutti i comuni della provincia di Pescara. Allora, questa mattina noi abbiamo presentato una modalità di lavoro. Insieme siamo riusciti, lavorando grazie al supporto dei tecnici che sono davvero molto bravi e che sono presenti all'interno di ciascun comune, siamo riusciti ad attivare una modalità di lavoro per cui quello che viene definita legge sul dopo di noi, quindi quella legge che prevede e stanzia fondi a livello nazionale e quindi e che la Regione Abruzzo ha assegnato ai singoli enti d'ambito distrettuale, questa legge che ha come obiettivo proprio quello di creare le condizioni affinché le persone che sono portatrici di disabilità grave possano avviare dei percorsi e dei progetti individualizzati e per rendere la propria vita sempre più indipendente e quindi poter vivere in un percorso di deistituzionalizzazione, quindi non più all'interno di istituti nel momento in cui per esempio la famiglia non può più supportare perché i genitori sono anziani o sono deceduti, la persona con disabilità avrà modo, avrà la possibilità di vivere in autonomia e in indipendenza. Questo è un percorso lungo, ma noi lo abbiamo avviato e ora dobbiamo operare affinché questo possa avvenire. Andiamo avanti, il progetto è della durata di un anno, ma proseguiremo con i nuovi fondi che arriveranno attraverso la Regione e che sono stanziati dalla legge 112 del 2016. Stiamo lavorando per far ripartire un servizio di qualità, come giusto che sia, nei confronti dei bambini, delle famiglie e dell'ente che in questa vicenda è parte lesa. Siamo a buon punto sulle procedure e auspichiamo che la ristorazione possa ripartire nel mese di ottobre. Così hanno dichiarato in una nota sul caso Mense il sindaco di Pescara Marco Alessandrini e l'assessore Giacomo Cuzzi. Più che stare vicino alle famiglie, sin dall'inizio la CIRFUD ha cercato di deresponsabilizzarsi scaricando sull'acqua la colpa delle tossinfezioni registrate in giugno in bambini appartenenti a più scuole cittadine con accuse senza fondamento. Fino ad oggi non abbiamo ancora udito, peraltro, parole di scuse rivolte alle famiglie e alla città, a cui invece la ditta chiede un risarcimento a 6 zeri. Faremo tutto ciò che è possibile per tutelare le parti lese di questa triste vicenda. Nella giornata di venerdì incontreremo i dirigenti scolastici per aggiornarli sulla situazione, condividendo con le famiglie ogni passaggio e studiando soluzioni di qualità e innovative come il pasto da casa, che può rappresentare anche una buona prassi per modernizzare ulteriormente il servizio. E i servizi scolastici di Tua S.p.A. riprenderanno dal giorno lunedì 10 di settembre. Si fa presente, si legge in una nota dell'azienda di trasporto pubblico, che l'autonomia in capo ai dirigenti scolastici ha determinato una situazione diversificata in Abruzzo rispetto alla data di riapertura dell'anno scolastico. Tua, in ogni caso, attraverso i servizi di trasporto feriali, riesce a garantire la gran parte dei collegamenti per le località sedi degli istituti scolastici. L'azienda di trasporto precisa che i servizi garantiti costituiscono una rete, cioè sono interconnessi tra di loro in funzione degli orari degli istituti scolastici e pertanto eventuali variazioni non possono non tenere conto della necessità di una valutazione complessiva e organica di tutte le esigenze di trasporto. In relazione agli abbonamenti per il servizio scolastico, Tua S.p.A. ha pubblicato sul proprio portale aziendale www.tuaabruzzo.it l'elenco delle agenzie in cui è possibile acquistare o rinnovare la tessera di riconoscimento e acquistare l'abbonamento annuale scolastico. E andiamo avanti con il TG. Il tempo meteorologico di settembre sarà decisivo per capire la qualità del raccolto delle olive in Abruzzo. In provincia di Chieti, soprattutto nelle zone costiere, c'è preoccupazione per la mosca olearia che potrebbe pregiudicare la qualità dell'olio 2018. Vediamo. Vendemmia in corso, ulivi invece che maturano le drupe nella speranza di un buon raccolto, ma soprattutto di un settembre propizio e che non sia piovoso e umido. A dire la verità, le gelate di tardo inverno e una primavera particolarmente piovosa hanno già condizionato il raccolto,
che si prevede in calo rispetto alla passata stagione e dalla qualità non esaltante ma tutto sommato buona. Ancora una volta è la mosca olearia la grande protagonista che soprattutto sulle varietà più fragili si è fatta sentire. E insomma il clima stravagante degli ultimi anni che impone ai maestri oleari conoscenze agronomiche approfondite e la cura estrema dei dettagli. Peppino Ursini. Perderemo sicuramente in termini quantitativi un buon 30-35% in media. Poi in termini della qualità invece non è così insomma, cattiva come si dice. Insomma. È chiaro che tutto dipende da questo mese di settembre. Adesso noi andiamo incontro ad un mese che potrebbe essere piovoso, potrebbe essere umido. Se così è, il proliferarsi della mosca olearia, che già comunque qualcosa ha fatto, perché qualcuno ha dovuto proprio trattare, soprattutto nelle aree prospicienti il mare, dove ci sono zone più umide. Allora, se questo settembre sarà così, come si presume, potremmo anche avere qualche problema sulla qualità, però comunque se lo controlliamo, se lo teniamo sotto controllo, riusciamo a contenerlo. Sarà dunque un'annata media. Nell'alternanza del resto di stagioni di carico e quelle invece più modeste, la mosca prolifera soprattutto su basse altitudini e dunque l'accortezza massima spetta agli uliveti del versante adriatico. Beh sì, ovviamente le conoscenze agronomiche sono comunque fondamentali per poter affrontare comunque un clima sempre più strano, perché non è mai comunque ripetuto negli anni. Stiamo anche la stessa mosca olearia è sempre più agguerrita, sembra che impari la lezione ogni anno. Però noi non siamo da meno, quindi c'è una bella guerra fra le parti, ma confidiamo nel gestirla, nel cavalcarla. Parla con noi Africa, questo l'evento di integrazione tra la comunità africana e la città di Pescara, presentato questa mattina a Palazzo di Città, il servizio. Quando parliamo di migranti, di immigrazione, dobbiamo esplorare questo discorso da molti punti di vista. Oggi in questa iniziativa noi ascolteremo le vicende dei centri di accoglienza, come funzionano queste istituzioni, le vicende dei migranti stessi che vengono qui, molti racconti in prima persona per capire meglio il fenomeno, perché capirlo meglio ci aiuterà anche a capire meglio come diciamo, far sì che la società multietnica in cui viviamo non sia una minaccia ma sia una ricchezza di una città. Ci saranno anche molta musica, molto spettacolo, molti ragionamenti. Beh, penso che capire meglio questo fenomeno importante che tutti noi viviamo ci aiuterà anche a vivere e convivere meglio nelle nostre città. L'idea è stata proprio di far parlare gli africani che sono sul posto e di poter avere uno spazio e un evento che permettesse l'interazione quindi tra le persone. Il nostro obiettivo in realtà è quello che il giorno successivo noi vorremmo che le persone che normalmente non si salutano lungo la strada, i famosi migranti che a volte anche soltanto per timidezza noi non interagiamo, dopo questo evento e raccontandosi l'un l'altro riescano perlomeno a farsi un cenno con la mano, questo semplicemente. Dal 17 al 23 settembre a Teramo torna Lectus Vox Populi, una settimana dedicata alla lettura nei luoghi più belli della città, un rito collettivo che coinvolgerà centinaia di cittadini volontari pronti a leggere ad alta voce i brani più significativi della loro vita. Il servizio. Teramo e i suoi luoghi tornano ad essere lo scenario del rito collettivo di lettura Lectus Vox Populi, una seconda edizione che ha scelto di declinare il tema bellezza e cambiamento in 25 sezioni. Dal 17 al 23 settembre la manifestazione ideata da Renato Pilogallo e curata da Pina Manente si snoda con un percorso che attraversa la città e mette insieme fisicamente i cittadini, centinaia di persone che si ritrovano per leggere insieme ad alta voce. Le sezioni sono state curate da vicino, anche c'è una sezione giornalismo, insomma non, andiamo dagli anziani, vediamo di recuperare alcuni luoghi della città che noi vorremmo diventassero simboli, mentre adesso sono privi di identità, quindi vogliamo restituire ad alcuni luoghi una simbolicità, una storicità. E quali saranno questi luoghi? Allora, intanto oggi disveliamo i luoghi, mentre i nomi, abbiamo qualche sorpresa, lo faremo lunedì prossimo, vi comunicheremo, non tutti ovviamente perché sono centinaia. Quali sono i luoghi novità di quest'anno? Ater 1921.
per chi non è di Teramo non significa niente, è un non luogo fra le case popolari. Fornace Lacona, un relitto industriale che nell'Ottocento, quando fu costruito, era un progetto all'avanguardia, oggi è il segno dell'incompleto, dell'incuria. Leggeremo lì di sera illuminandolo. Via Saliceti, fuori le mura del manicomio, che diventano un salotto cittadino, grazie a un'idea che abbiamo rubato all'architetto Luca Falconi. La pompa di benzina, come la chiamano, l'hanno ribattezzata i teramani, quell'orrore che è su Corso San Giorgio al quale cercheremo di dare un senso. La Pinacoteca Comunale, grazie a Gigi Ponziani, al Comune, riapre con noi, da 2 anni era chiusa e anche disallestita. Un luogo sorpresa, chiudiamo guardando il mare, Mare Nostrum, a Giulianova, in un Caliscendi, uno dei pochi trabocchi ancora che noi abbiamo in provincia di Teramo, grazie alla famiglia Parere. Guarderemo il mare che prima era simbolo di avventure e libertà e oggi di drammi, tragedie, inquietudini contemporanee. Andiamo al Wide Open perché ci piace stare in mezzo ai talenti giovanili e loro quest'anno ci hanno preparato una sorpresa grandiosa. A Palazzo Melatino, appuntamento con la Fondazione, parliamo di diritti universali. E infine un'altra chicca che è quella di Palazzo Conocchioli, una casa privata che sarà aperta per l'Ectus dopo un bellissimo restauro e parleremo d'amore. Apriamo la pagina dello sport, 4 punti in 2 partite, certamente positivo l'inizio di campionato per il Pescara. Nel prossimo fine settimana la Serie B osserverà una sosta e i biancazzurri effettueranno un test in famiglia sabato mattina al Delfino Training Center. Intanto nelle ultime ore il Pescara ha formalizzato l'arrivo del terzo portiere, si tratta del 35enne Simone Farelli. L'operazione ha avuto un'accelerazione dopo l'infortunio di Fiorillo che nella gara di 2 giorni fa ha lasciato spazio al debuttante Elan Castrati. Il portiere albanese parla ai nostri microfoni del suo debutto e del suo ruolo di 12esimo. Prima emozionante allo Stadio Adriatico, quando hai saputo di scendere in campo? Allora, prima esordio in Serie B, è stato emozionato perché ho saputo solo stamattina che potevo giocare, che Fiorillo si era fatto male ieri in allenamento e stamattina mi hanno fatto sapere che forse gioco. Ti chiedo di raccontarmi, di raccontarci il 93esimo. Ci vuole un portiere fortunato e così è stato, ha preso la palla da campagnare e dopo mi è rimasto nelle mani e è finito lì tutto. Anche quell'episodio del rigore, no? Penso che se potevo prendere anche se andava nella porta, perché prima della partita studiamo un po' tutti con il mister Adrigani e mi sono trovato preparato. Una partita anche sofferta nel finale, che cosa è successo dopo il 2-1 di Porcino? Avete un po' arretrato, il Livorno ha cominciato a spingere con una certa decisione, avete rischiato, c'è stata anche la traversa di Kozak. Sì, dopo il 2-1 non siamo riusciti a partire bene, solo i contropiedi che li abbiamo presi un paio di volte, però siamo stati lì e meno male che è andato così. Siamo stati fortunati in tante volte che ci vuole in calcio e siamo contenti per i 3 punti. I primi 3 punti qua a casa ci volevano. Sei il vice di Fiorillo, durante il mercato si è parlato della possibilità che potesse arrivare un secondo portiere, a questo punto sei tranquillo, sei sicuro di essere il portiere di riserva del Pescara, il vice Fiorillo? Ma io sempre dall'inizio quando sono venuto qua la società mi ha fatto sapere che vengo per fare il secondo, per fare il vice di Fiorillo e sono stato sempre concentrato al lavoro, a impegnarmi al massimo e quando mi arrivava l'occasione trovarmi pronto, come è successo oggi. E sono molto contento che sono vice di Fiorillo e spero di fare bene insieme a lui. Serie C, chiusa la finestra estiva di calcio mercato, il direttore sportivo del Teramo Sandro Federico fa il punto sulle trattative e chiude la porta ad Amadio e Ferretti che non rientrano più nel progetto tecnico biancorosso. Agnia Cantagalli. Direttore, un mercato molto lungo, il Teramo però si era messo già bene all'inizio delle trattative completando più o meno la rosa prima del ritiro, che bilancio tracciamo alla fine? Bilancio sicuramente positivo perché abbiamo mantenuto un equilibrio di budget tecnico
tattico, cercando anche di avere due giocatori per ruolo. Probabilmente ce ne sono un paio in più, ma insomma in qualche modo siamo contenti di quello che è stato fatto. Parliamo un po' degli ultimi due arrivi e dell'occasione proietti che si è creata nell'ultima ora di mercato. Di Pacini, cosa possiamo dire? Sono due profili importanti. Pacini lo conosco bene, ne parlano tutti benissimo. È un'operazione, spero, anche di prospettiva, perché è ancora giovanissimo, che è un 95. Struttura fisica importante, scuola Empoli, quindi credo fortemente in lui e va a giocarsi la possibilità insieme agli altri due, Lewandowski e Gomis. Mentre Proietti lo conosciamo tutti, è capitata l'occasione, forse cercavamo anche un'occasione di questo tipo e quindi ben contenti che sia arrivato. È un'occasione per il ruolo di playmaker o magari per colmare quella lacuna sulla mezzala? Sulla mezzala, perché il mister lo conosce benissimo, lo può fare senza problemi. Nel Bassano ha giocato spesso anche a due, quindi è un giocatore, quando un giocatore è bravo a questi livelli può giocare in tutti e tre i ruoli di centrocampo senza problemi. Amadio e Ferretti sono rimasti, cosa succederà adesso con loro? Continueranno ad allenarsi con noi, come è giusto che sia. Dispiace solo che probabilmente oggi questi ragazzi non capiscono il momento che stiamo vivendo. Ci sono tante società in difficoltà, ci sono tante società in Serie D forti e forse anche più importanti di squadre di Serie C. Quindi quando non si ha una possibilità in Serie C e arrivano proposte dai dilettanti, è bene fare anche una riflessione, e probabilmente questi ragazzi secondo me sono anche mal consigliati, perché? Perché a 30 anni scendere di categoria non vuol dire smettere di giocare. Non verranno quindi convocati, da come si evince, per il campionato? Ma sono fuori dai giochi, perché noi abbiamo una politica ormai su tanti giovani. La società deve inevitabilmente recuperare tanti contributi dal minutaggio, dalle valorizzazioni, quindi in determinati ruoli abbiamo due o tre alternative, quindi purtroppo ci sarà veramente poco spazio. Serie D, esordio ufficiale vincente per la Vastese in Coppa Italia, soddisfatto il presidente Franco Bolami, che attende positive risposte anche in campionato. Jacopo Forcella. Presidente Bolami, dopo il primo tempo probabilmente non se l'aspettava neanche lei che sarebbe poi terminata 3-0. È stato un secondo tempo in cui abbiamo visto una Vastese davvero in grande forma. Ma è sempre una partita di Coppa, sicuramente il primo tempo le squadre sono studiate, il secondo tempo siamo andati più determinati, abbiamo sfruttato quelle tre palle gol che sono capitate. Siamo stati bravi e il risultato è giusto, perché l'Avezzano ha tirato poche occasioni, ha avuto, è giusto così il risultato. Siamo contenti perché abbiamo fatto poche amichevoli quest'anno, oggi era la prova della verità. Come inizio non c'è male, però bisogna avere sempre i piedi per terra, perché essendo una partita di Coppa ci sono 38 partite di campionato, che è un campionato molto lungo e duro. Mi corregga se sbaglio, la sensazione è che questa squadra abbia ancora anche altri molti margini di miglioramento, è d'accordo? Sicuramente, una squadra nuova, gente fatta di categorie, si conoscono da un mesetto e mezzo, sicuramente c'è tanto da migliorare. Siamo qua per fare il nostro avere e vediamo dove arriverà questa squadra. L'altro giorno il sorteggio dei gironi, girone F confermato, però un nuovo format. 20 squadre, non c'è il Bari, c'è il Cesena. Franco Bolami, che ne pensi? Ma guarda, o Bari o Cesena, io penso che le partite vanno a girare sul campo. Nessuno ti regala niente e ogni domenica è una battaglia, però sicuramente c'è uno stimolo in più, perché incontrerai squadre oltre al Cesena, c'è il Forlì, Sant'Arcangelo, c'è le abruzzesi, non ci scordiamo le abruzzesi, tutte attrezzate, però è un bel girone, dico che è una vecchia Serie C e veramente quest'anno ci divertiremo tantissimo. La stessa, come ho detto, stiamo buttando le basi per tornare in Serie C. Non so se sarà quest'anno, però già al primo impatto ci siamo, anche come intorno di sponsorizzazione, di aiuto della città. Veramente ci stanno dando la mano e questo è il mio progetto, di portare più presto la Vastese in Serie C. Sempre in Serie D esprime soddisfazione per il passaggio del turno in Coppa Italia il difensore del Real Giulianova Fabio Fuschi, che ai nostri microfoni conferma come l'obiettivo prioritario per il campionato sarà la salvezza. Roberta Di Sante.
Fabio Fuschi, una vittoria in rimonta, un primo tempo pro Francavilla, una reazione importante del Giulianova nella ripresa, Giulianova che riesce ad aggiudicarsi il passaggio del turno dopo i calci di rigore. Sì, è stata una partita dura, lo sapevamo, affrontavamo una squadra che è composta da giocatori importanti, ma non per questo noi eravamo meno del Francavilla, l'abbiamo dimostrato credo in mezzo al campo. A parte gli errori arbitrali che non voglio commentare, credo che alla fine il passaggio del turno ce lo siamo meritati e questo è stato grazie a un gruppo eccezionale che ci ha creduto fino alla fine. Ecco, tra poco ricomincerà il campionato, c'è stato il sorteggio dei gironi, a breve avremo anche il calendario, forse la novità più importante non è tanto la presenza del Cesena quanto che bisognerà giocare ben 38 partite. Sì, siamo capitati in un girone dove sono inserite 20 squadre, di queste 20 squadre ci sono squadre importanti che hanno calcato palcoscenici importanti come Cesena, Sant'Arcangelo, Forlì. Niente, sarà un girone duro, penso uno dei più duri e alla fine penso che ce la giocheremo con tutti. L'obiettivo del Giulianova resta quello della salvezza, poi se verrà qualcosa di più? Quello sì, sicuramente, cerchiamo di arrivare a sti 40 punti, anzi forse qualcuno in più visto che comunque ci sono due partite più del solito e cerchiamo di salvarci il prima possibile e come hai detto tu, se ci sarà la possibilità di migliorarci non ci tireremo indietro. Tutti i servizi di questa edizione del TG6 saranno a breve a disposizione on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Il nostro TG invece tornerà con le prossime edizioni alle 19 e alle 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i programmi di TV6.